10 anni dopo, Stefano Marchegiani torna a candidarsi a sindaco di Fano in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. Il responsabile fanese di Azione lo fa candidandosi per Progressisti per Fano 2050, coalizione in cui convergerà il programma elettorale di Movimento 5 Stelle, Verdi, PSI, la stessa Azione e le liste civiche Bene Comune, Fano dei Quartieri, Fano Ribella e Volt in una proposta elettorale presentata oggi al Pino Bar. Sicuramente l'apporto che noi diamo oggi come Azione, come Progressisti, è la proposta di alzare un po' l'asticella in una storia nuova necessariamente, perché dopo 10 anni bisogna rinverdire i programmi e adeguarli, ammozzarli alle esigenze nuove. Siamo qui in mezzo alla gente per approfondire quelli che sono per noi i pilastri del programma di una città che tende a diminuire di abitanti, che tende a essere meno appetibile su alcune cose, su altre no, e però noi riteniamo che le sfide importanti che sono state un po' rimandate o tenute in sospeso a galleggiare vadano affrontate. Non c'è più tempo per tergiversare, la politica deve farsi responsabile, parte dirigente, di affrontare con i territori quelle sfide dei servizi alla persona, dei servizi di igiene urbana, dei contratti acqua-gas, ma soprattutto di un ruolo della città nel contesto territoriale delle Marche e del centro Italia, perché fanno una città che può esprimere tanto, e sono cose che bisogna fare non per arroganza ma per il marketing urbano, per garantire posti di lavoro, per garantire turismo di qualità e per garantire un rispetto del paesaggio e dell'ambiente, che è un altro dei temi che ci sta a cuore. Fra i temi della proposta elettorale, punto focale quello della sussidiarietà. Fanno una città molto dignitosa che non fa capire in quelle parti più deboli la sofferenza di chi ha un anziano in casa e non ha la possibilità di sostenerlo adeguatamente. 14 milioni di euro spesi ogni anno dalle famiglie di Fano per le badanti, che sono un tema anche quello da affrontare per dare dignità a queste lavoratrici. Il ruolo della sanità per Fano, quale sanità per Fano nel contesto che la regione sta tracciando con decisione? È solo un contesto di edifici nuovi, ma quali sono i contenuti? Noi vorremmo cominciare a affrontare questi aspetti. Il tema anche dell'agricoltura, vediamo ogni giorno cosa sta capitando nel contesto internazionale, ma Fano ha un grande territorio agricolo, anche risorsa per nuova occupazione per giovani, ma come cadono le leggi europee nel contesto dei nostri agricoltori? Quindi ci interessano questi aspetti nuovi per tracciare quelle grandi possibilità che Fano ha, il rapporto con l'innovazione tecnologica, con l'università, con la sperimentazione e la creatività. Progressisti per Fano 2050 arrivano alla chiamata elettorale dopo settimane di tentativi di campo largo con il centro-sinistra riconducibile alla giunta Seri, sfociati in fumate nere davanti alla prospettiva di primarie dei quattro assessori uscenti. C'è poi il caso contraddittorio di un Seri confluito in Azione e di un Marchegiani che d'Azione prende una direzione politico-elettorale diversa dal primo cittadino in carica. Progressisti che però per Marchegiani restano un gruppo ancora a porte aperte. Io credo che il Partito Democratico attraversi una discussione complessa che rispettiamo, credo che non tutto il Partito Democratico sia convinto di queste scelte di farsi subordinare da posizioni molto dure delle liste civiche. Le liste civiche poi nascono durante le elezioni. Poi esprimono le loro figure che rimangono lì, però non sono dei partiti. Noi speravamo che il Partito Democratico, come partito di maggioranza, della maggioranza, avesse il compito di traino, di regia in uno sforzo maggiore di unione di un campo giusto, campo largo, che poteva rendere meglio contendibile la città al centrodestra. Noi sappiamo bene che la strada è molto complicata, ardua, ma siamo anche convinti che raccontando le cose alla gente la rappresentanza in Consiglio Comunale possa essere interessante. Poi se arriviamo un pochino più lontano, bene, accettiamo la responsabilità.